Allora, rinnoviamo il nostro buongiorno, eccoci all'attualità politica come buona tradizione di Omnibus. Allora, ieri il Capo dello Stato ha firmato il decreto manovra, insomma così in termini tecnici, adesso ovviamente comincia l'iter parlamentare. Il Capo dello Stato però ha chiesto, diciamo, ulteriori interventi rimandati alla legge di stabilità che dovrebbe essere votata, approvata in autunno, ha chiesto inoltre un, diciamo, franco confronto parlamentare senza blindature. Intanto, in questo clima, stando ai retroscena anche raccontati dai giornali, è sceso nuovamente il gelo tra il capo dello Stato e il Premier Berlusconi, è sceso il gelo nuovamente tra il Premier e il Ministro dell'Economia Tremonti, che avrebbe poi, come dire, firmato la sua finanziaria, e ci sarebbe un grande contrasto, anche questo insomma non inedito, tra il ministro dell'economia Tremonti e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta. Ieri Letta era presente alla conferenza stampa di Tremonti presso il ministero dell'economia. Letta peraltro ha annunciato, aveva anticipato ai giornalisti: tra poco dovrò andare via perché ho un impegno in Abruzzo. I giornalisti, quando sono cominciate le domande dopo l'illustrazione della manovra da parte del ministro, ovviamente sono tornati, come dire, su uno dei temi spinosi, e cioè quella norma cosiddetta Profininvest sul lodo Mondadori, inserita nella manovra e poi ritirata con una nota dallo stesso Presidente del Consiglio. E lì Tremonti, insomma, ha risposto con tono irritato, non era, insomma, non si è assunta nessuna paternità di quella norma, e ha detto: chiedetelo invece, telefonate al sottosegretario Letta. Da qui ovviamente nuovamente il gelo, e sempre secondo le ricostruzioni Letta sarebbe rimasto fortemente amareggiato da questa reazione, ne avrebbe parlato in serata con Berlusconi. Questo, insomma, per dare un po' la sintesi che riguarda ovviamente la maggioranza. Per quanto riguarda invece l'opposizione, si racconta di un rapporto ancora, insomma, non straordinariamente armonico tra il Partito Democratico e l'Italia dei Valori dopo il provvedimento sulle province bocciato l'altro giorno alla Camera. Nel Partito Democratico peraltro c'è un po' di maretta sulla richiesta di due referendum sulla legge elettorale, uno, diciamo, in versione proporzionalista, un altro in versione bipolarista. Insomma, poi con i nostri ospiti cercheremo di capire anche questo versante. Buongiorno a Leoluca Orlando, Buongiorno. dell'Italia dei Valori. Allora, io ovviamente devo chiedere della manovra all'onorevole Santanchè, che tra poco ci raggiunge collegata con noi da Milano. Intanto da lei voglio una prima riflessione su questa manovra. Norma Profininvest a parte, ne Sì, parleremo. Allora, che manovra è del questa? giallo Mondadori parliamo Sì, ne dopo. parliamo, Io ovviamente credo abbiamo che tempo. sia una non manovra, sostanzialmente è un tentativo del tutto improprio di tirare a campare e di rinviare al 2013-2014 le scelte necessarie per risollevare l'economia, che non è soltanto combattere l'evasione, che non è soltanto di ridistribuire il peso fiscale, ma è anche ridurre i costi della politica, ma è anche ridurre i costi e gli sprechi della pubblica amministrazione. Noi abbiamo presentato 8 giorni fa una contromanovra, Proprio qui a Omnibus lei l'aveva una proposta illustrata alternativa recentemente. per dimostrare che è possibile fare una manovra non colpendo i redditi di lavoro, non colpendo i redditi delle imprese che producono e colpendo invece le rendite parassitarie. Abbiamo anche fatto una proposta articolata punto per punto per contestare questa manovra così come è stata Qual è la cosa di presentata. questa manovra che, diciamo, le piace meno? Ma sostanzialmente il fatto che non è una manovra, il fatto che non affronta il problema e lo rinvia di 2 anni, e lo rinvia di 2 anni per evidenti ragioni elettoralistiche che sono l'esatto contrario di quello che serve al nostro Paese. La gravità della crisi è tale che impone di fare scelte che sono quanto più chiare e forti adesso, tanto meno forte il rischio per il Paese fra 3 anni o fra 4 anni. Noi rischiamo di avviarci a rischi Grecia, ancorché non siamo ancora in quelle condizioni, perché certamente non è paragonabile il nostro sistema produttivo a quello della Grecia, ma non c'è dubbio che andando avanti così rischiamo nel 2014 di trovarci spostati verso Oriente in Grecia. Allora, sentiamo ancora l'opposizione. Buongiorno all'onorevole Livia Turco. A lei cosa non piace di questa manovra? Beh, che è una mannaia pesantissima contro i soliti, contro quelli che fanno fatica, pensionati, lavoratori dipendenti, ceto medio. È un salasso pesantissimo il fatto che paghino sempre gli stessi e che a fronte
di un aumento della diseguaglianza, ma anche un aumento della ricchezza nel nostro paese, i ceti ricchi non paghino. Questo è diventato assolutamente scandaloso, inaccettabile, inaccettabile per ragioni di giustizia sociale, di tenuta sociale e democratica del nostro paese, perché non possiamo non vedere il disagio profondo, i conflitti, non soltanto quelli che vengono davanti al Parlamento, che ogni giorno c'è qualcuno che viene lì a protestare, non perché c'è il partito che li porta, ma perché vengono spontaneamente. Ma questo malessere così profondo è drammatico che ci sia un governo che non soltanto non vede questo malessere sociale, ma ci alimenta. E che invece chi ha, perché è aumentata anche la ricchezza nel nostro paese, non paghi un euro. Questa è la cosa più scandalosa, inaccettabile anche dal punto di vista della crescita e dello sviluppo. E poi questo massacro ai comuni, agli enti locali. Ieri ho visto Osvaldo Napoli. Sono tutti, come si dice, sul piede di guerra. Osvaldo Napoli, mi pare un autorevole esponente del centrodestra, dire con questa chiuso, perché altro che federalismo. E quando si dice comuni, si parla di cittadini, perché i comuni sono quelli che gestiscono appunto la vita quotidiana delle persone, a dimostrazione dell'arretramento pesante a cui ci sottopone questa manovra. Oggi il ministro dei beni culturali Galan, in un'intervista alla Stampa, no, lui non è mai stato tenero nei confronti di Tremonti, dice in fondo Tremonti ha fatto come Visco, ci si poteva aspettare da Visco le stesse misure. Perché Visco, come dire, è un esponente della vostra area. Sì, no, Visco ha combattuto l'evasione fiscale, cioè Visco ha cercato di fare quello che dicevo prima, non di far pagare i soliti noti, ma per esempio di fare in modo che chi è ricco e straricco nel nostro paese, che va del fisco, paghi il fisco. E poi si è avviata anche una politica fiscale che ha cominciato ad aiutare le famiglie con le varie detrazioni, i bonus, e quindi magari se si ripartisse da lì, magari se si ripartisse da una seria lotta all'evasione fiscale, e se magari si facesse pagare qualcosa di più a chi invece non paga nulla e ha molto. Allora, sentiamo, come dire, una delle componenti della maggioranza. Una volta erano i responsabili, adesso mi pare il nome nuovo del gruppo sia Popolo e Territorio. Buongiorno all'onorevole Buongiorno. Francesco Pionati. Perché avete cambiato nome? Per dare un tocco di originalità, no, scherzi a parte, ieri abbiamo fatto una conferenza stampa per spiegare che secondo noi, anche in relazione alla manovra economica, siamo entrati anche nella maggioranza in una nuova fase, cioè siamo passati, per così dire, dalla fase dei responsabili a quella degli esigenti, cioè abbiamo tamponato, come era giusto fare, una crisi di governo a dicembre. Abbiamo sostenuto in maniera seria, credo, e anche appunto responsabile il governo e la maggioranza, però a questo punto, anche cambiando capogruppo, perché adesso c'è l'onorevole Moffa a guidare il nostro gruppo, stiamo tentando un salto di qualità nel nostro interesse e in quello della maggioranza. Cioè verificheremo, avendo i numeri decisivi per tenere in piedi questa maggioranza, anche la manovra economica, verificheremo quello che fa il governo nell'interesse del centrodestra, perché è chiaro che c'è stata l'elezione amministrativa, c'è stata la tornata referendaria. Tutta la maggioranza deve modificare profondamente il proprio passo, se no va incontro a una chiara sconfitta anche alle elezioni politiche. Quindi in questa logica noi vogliamo dire la nostra e non essere semplicemente un gruppo numerico che dà un supporto decisivo alla maggioranza, ma in maniera critica. Diciamo che anche sulle materie economiche, ieri Moffa è stato molto chiaro, abbiamo delle nostre proposte e cercheremo, anzi le faremo inserire, anche con atteggiamenti diciamo fermi nella maggioranza. Per quello che riguarda la questione economica, io sento onestamente, proprio partendo da questa base che credo sia una base seria, molta propaganda, perché quando a dicembre si doveva andare a casa Berlusconi, tutta l'opposizione indicava come possibile successore di un governo di garanzia Tremonti, riconoscendo a Tremonti la capacità di averci tenuto lontano dal rischio crescita. Io credo che con una sinistra... Queste erano illazioni. Insomma, sono stati anche interventi parlamentari nel dibattito che io ricordo e che sono agli atti. Fecero delle interviste, no? Di grande apprezzamento. Adesso all'improvviso Tremonti è diventato un incapace. Io credo che noi dobbiamo molto a Tremonti, che Tremonti ci ha tenuto lontani dal rischio Grecia, che noi avremmo corso in pieno se ci fossero stati altri al governo. Io sarei curioso di vedere la sinistra, al di là della propaganda, cosa proporrebbe al governo, se non una generica, perché quando si parla di recupero dell'evasione, lotta all'evasione, c'è in corso e i numeri sono giganteschi, ma non si può immaginare di basare
un bilancio pubblico e il sulle previsioni della lotta sulle previsioni che sì. Poi significa avviare 3 gradi di giudizio amministrativo. Certo. Quando tu fai un accertamento, poi ci sono i ricorsi, ci sono 3 gradi, come per la magistratura. Questo riguarda la lotta all'evasione, però le chiedo un giudizio più complessivo e ricito Galan, che a proposito ma di Tremonti sono, no, dice in questa situazione ci voleva una persona non ordinaria ma straordinaria probabilmente, ecco, dice le persone ordinarie come Tremonti portano i governi sotto il 20%. Io sono d'accordo con Galan in questo senso che noi, ma questa è una cosa che riguarda tutta la politica italiana, non il centro-destra, anche il centro-sinistra, siamo in una condizione di assoluta difficoltà come il resto d'Europa, con la differenza che abbiamo sulle spalle un debito pubblico enorme, il terzo al mondo, che lo, per dirlo agli sì. Che ci ascolta, ogni settimana l'Italia paga 1 miliardo di euro in più degli altri paesi europei solo per il differenziale sugli interessi sul debito pubblico. Quindi abbiamo 48 miliardi l'anno in più rispetto alla Francia, rispetto alla Spagna, rispetto alla Germania di debito che dobbiamo sì. pagare e che certamente è stato fatto poi le varie responsabilità. In queste condizioni non è che è facile trovare le risorse, i trasferimenti agli enti, tutto quello che si vuole, è giusta la protesta ed è anche giusto fare le cose in una maniera più indolore possibile, ma che ci troviamo in un periodo di vacche magre mi pare acquisito da tutti. Io parlo con tanti esponenti del Partito Democratico che alla Camera, a Offregola, dalla Buvette, certamente non sono sicuri che andando loro a Palazzo Chigi in un mese o 2 mesi con questi proclami cambiano le cose. Per cui si tratta di trovare i miliardi, si tratta di metterli nella busta paga, si tratta di detassare in maniera che la gente se ne accorga. Sono cose gigantesche. Quindi io penso che una politica responsabile tenga conto di questa che è la situazione. Certamente in queste condizioni, qui ha ragione Galan, occorre un fantasista, occorre qualcuno che si inventi qualcosa, perché se gestiamo l'ordinario semplicemente per tenere in piedi gli equilibri dei conti pubblici, il famoso sviluppo, che è quello che manca al nostro paese per tante ragioni che possiamo discutere, anche per la presenza di sindacati molto più aggressivi che nel resto d'Europa, sì. Il famoso sviluppo non ci sarà. Voglio chiedere una cosa, scusi, se c'è una sottolineatura perché devo andare da Marco da Milano. No, volevo dire che noi non parliamo genericamente di lotta all'evasione fiscale e poi soprattutto non è che accettiamo lezioni dal centro-destra sul come si tengono i conti pubblici a posto, perché se c'è una cosa che il centro-sinistra al governo prima Ciampi, poi Padoa-Schioppa, sempre Prodi, ha garantito, è stato proprio il risanamento del debito pubblico. In genere abbiamo risanato il debito pubblico pesantissimo che ci hanno lasciato in eredità i governi di centrodestra. Quindi su questo non accettiamo lezioni e sicuramente abbiamo sempre riconosciuto a Tremonti, questa è la cosa che abbiamo riconosciuto a Tremonti, questo tenere i conti pubblici a posto è una cosa necessaria. Il problema è come si tengono i conti pubblici a posto. Noi riteniamo che, per esempio, un sistema di tassazione che colpisca le rendite finanziarie e i redditi più alti e una politica di sviluppo e di crescita che dall'inizio della legislatura chiediamo e che indichiamo attraverso le liberalizzazioni, attraverso una efficienza reale della pubblica amministrazione, attraverso la promozione dell'occupazione, in particolare dell'occupazione femminile e giovanile, noi siamo gli ultimi in Europa su questo. Queste sono le indicazioni che noi abbiamo scritto fin dall'inizio della legislatura, nero su bianco, e sono una alternativa al massacro sociale che ci viene proposto, perché non capisco perché anziché tassare i redditi alti si va a congelare la rivalutazione dei poveri pensionati. Mi dovete spiegare perché. Questa non è una necessità economica, questa è una scelta politica. Saccone ha fatto delle aperture ieri, ha detto in sede di i sistemi previdenziali sono sottoposti al controllo dell'Europa, se non interveniamo noi interviene l'Europa. Qui sì, la scelta... però non fai pagare i pensionati bassi. Ma siamo d'accordo, io l'appello di Napoli, l'appello di Napoli, ma gli altri sono pochi, l'appello di Napolitano al confronto parlamentare noi lo giudichiamo una cosa sensata. Un'ultima in questa però poi a votare la fiducia che poi, impedisce beh, di sì, di facciamo la crisi di governo per andare nel dettaglio dei problemi che alleviamo il governo. Imporre questa è l'idea del costruttiva di Italia dei Valori. Un'ultima considerazione, in questa propaganda si dà addosso ai posti della politica. Sì. Io mi permetto solo di sottolineare una cosa, che la sinistra storicamente in maniera giusta ha sempre difeso il finanziamento pubblico della politica e dei politici per evitare una cosa chiarissima, cioè che la politica la facciano solo i ricchi.
Adesso stiamo contraddicendo tutto, cioè mettiamo un parlamentare ordinario, non parlo di chi sta bene di suo, un operaio, un impiegato, un... Sì, però i costi della politica, come lei sa, non sono solo, non sono solo il finanziamento dei partiti. No, ce ne sono... ormai si va al dimezzamento di tutto, senza considerare che così Berlusconi o chi per lui non avrà nessun problema a continuare. Non si va da nessuna parte. No, esatto, non si allora, va da nessuna parte. Quindi Marco, non capisco questo furore ideologico. Allora, furore ideologico. Vabbè, tanto se ne parla nella prossima legislatura, non è un problema di adesso, mi pare. Il furore ideologico non si fa nulla. Allora, e poi veniamo alle province. Che giustamente Orlando ci tiene come Di Pietro. Da Milano io voglio capire una cosa. Allora, l'opposizione l'abbiamo sentita, ovviamente, insomma, di questa manovra dice tutto il male possibile. Berlusconi sembra molto amareggiato e deluso da questa manovra firmata da Tremonti, e allora? Ma infatti la cosa che colpisce di questi giorni è ogni manovra, soprattutto negli ultimi anni, in presenza delle condizioni strutturali del paese di cui parlava anche Pionati, è per definizione lacrime e sangue. Il problema è che tipo di tagli si fanno sul piano del merito. No, diciamo, stando a come è spalmata, adesso sono lacrimucce e poco sangue. Sì, perché... ma il punto sono è... sono lacrime e sangue sempre per gli stessi. Il punto è, sul piano del merito, dove si va a pescare. Quando oggi leggiamo sui giornali che la manovra dovrà avere 15 miliardi supplementari da pescare o tagli all'assistenza o aggravio della pressione fiscale, alcuni commentatori deaglio sulla stampa, per non parlare di Spaventa, parlano di una nuova patrimoniale, quindi insomma altro che non mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Ma questo è il piano del merito. Poi c'è un piano tutto politico, è quello della maggioranza. Allora, una maggioranza forte, un governo autorevole, riesce a fare anche misure impopolari, perché se la situazione lo richiede, le misure impopolari si fanno e un governo se ne assume la responsabilità. Ma quello che stiamo vedendo in questi giorni è esattamente il contrario dell'assunzione di responsabilità. Io, da cronista politico e parlamentare, martedì ho vissuto, come tutti i miei colleghi, abbiamo vissuto una vicenda surreale. Cercavamo semplicemente di capire chi fosse l'autore materiale o il responsabile politico del famoso comma terzo dell'articolo della manovra finanziaria, che conteneva la famosa norma salva Fininvest, quella che congelava il maxi risarcimento per la CIR di Carlo De Benedetti sulla questione Mondadori. Si vedevano ministri che scappavano, Paolo Bonaiuti, il portavoce del governo, che ha fatto così, come un Cristo in croce, allargava le braccia, il ministro Saverio Romano, che è un simpatico epigono della Democrazia Cristiana siciliana, si è rifugiato su Pirandello, diceva non so se la norma c'è, ma se la norma c'è l'abbiamo votata. Insomma, era un rimpallo di responsabilità pazzesco, che è culminato al massimo livello, appunto, come raccontavi tu all'inizio, nella conferenza stampa di ieri, quando non il peone di Montecitorio, ma il ministro Tremonti ha rifiutato di mettere la faccia su una norma che era contenuta nella manovra che porta la sua firma, e ha chiesto vi darò il telefonino del dottor Letta. Insomma, quando il discredito del governo arriva al massimo livello, in cui il sottosegretario alla presidenza del Consiglio e il ministro dell'Economia litigano durante la conferenza stampa con il presidente del Consiglio, che da giorni evita di mettere anche lui la faccia su questa manovra finanziaria, salvo rivendicare un'unica cosa, ha rivendicato, cioè che la norma salva Fininvest era giusta, e ci mancherebbe altro che non l'avesse fatto. Beh, normalmente il mandante perché... difende l'esecutore, normalmente. Sì, vabbè, appunto, ma viva Berlusconi che almeno mette la faccia sulla cosa che interessa a lui. Il problema è qui nessuno mette la faccia sul resto. Quindi, ricapitolando, ogni manovra crea i sindaci in rivolta, i sindacati di categoria che cercano di spingere l'opposizione in subbuglio. Queste sono cose normali, eccetera. Quello che non è normale è una maggioranza che da mesi di fatto non esiste più, nonostante il voto, i ripetuti voti di fiducia. I voti di fiducia dal 14 dicembre in poi sono il proclama che il governo esiste. E il governo esiste, perché non è caduto. Il governo esiste e ha la maggioranza. Poi, appena si dice ma per fare cosa,
il governo non esiste più, perché il governo esiste ma non fa. E quando cerca di fare, oggi i giornali ancora non lo riportano perché la cosa è di tarda serata, ma oggi la Lega chiederà che non vengano rifinanziate le missioni all'estero in Afghanistan peraltro e in Libia. Peraltro voleva che fosse stralciato questo argomento dal Consiglio dei Ministri, si apre la Lega, mattina. No? Da questa mattina noi parleremo anche di questo. Quindi... Però sembra che nel Consiglio dei Ministri, vedevo un'agenzia prima, insomma, invece insomma, è orientato il governo a portare in Consiglio dei Ministri la questione del rifinanziamento. Sì, ma la Lega intende votare contro e annuncia un passaggio parlamentare. Quindi molto complicato, che ricorda da vicino le convulsioni del centro-sinistra, che giustamente il centrodestra quando era all'opposizione attaccava. Adesso non vorrei che invece la questione che il secondo partito della maggioranza è contro il caposaldo della politica internazionale del governo fosse così un passaggio del tutto indolore. Sì. Allora voglio salutare Stefano Zurlo del giornale, che è collegato con noi a Milano. La posso sfruttare chiedendole, è arrivata la Santanchè? No, non si è vista ancora, il governo è assente. Grazie, poi me la segnala. Allora, in 30 secondi mi dà un titolo e poi dopo la pubblicità ovviamente torno da lei. Sulla manovra, Sì, è una manovra che a me non piace, perché è una manovra piuttosto... prima l'onorevole Turco diceva che è una manovra che lascia, come dire, i soldi ai ricchi, punisce i deboli. A me sembra una manovra abbastanza confusa, sembra una manovra che soprattutto non avvia un'azione di risanamento in profondità, ma rastrella i soldi esattamente come faceva prima il centrosinistra. Si mette la tassa, si abbattono appunto le pensioni, il criterio di rivalutazione delle pensioni dei ceti meno abbienti, e dall'altra parte si introduce la famosa tassa sui SUV, salvo poi alzare il SUV del SUV. Si introduce di fatto una patrimoniale, se ho capito bene, per i risparmiatori. Cioè sono tutte cose che sono esattamente il contrario di quello che il centrodestra ha predicato da 20 anni. Ci fermiamo qui, riprendiamo dalle promesse mancate. Pubblicità. Allora, torniamo da Zurlo che ci stava raccontando delle promesse mancate, no? Di questo centrodestra. Sì. Faccio prima a dire cosa mi è piaciuto di questa finanziaria e della manovra, sempre che poi queste misure vengano confermate, perché qui tra decreti, deleghe, riscritture, applicazioni, poi non si capisce mai bene. Allora, per esempio, è positiva la detassazione per i giovani imprenditori, gli under 35, quella è una misura molto positiva. È molto positiva la liberalizzazione degli orari dei negozi, anche se vale solo per le città d'arte, le città turistiche. Potrebbero essere positive altre misure che vanno in questa direzione, ce ne sono due o tre, per esempio la liberalizzazione degli uffici del collocamento. Queste sì che sono misure che vanno verso uno Stato più snello, uno Stato più liberale, parola che tutti ripetiamo senza capire bene che cosa vuol dire. Dopodiché però il problema della riduzione dei costi, delle spese dello Stato, che è il vero nodo, non viene affrontato. La mitica famosa spending review è un'idea che cominciò Padoa-Schioppa, ma che poi si è fermata a sinistra come a destra, per cui in realtà se noi dobbiamo stabilire dove tagliare, non lo sappiamo, perché la verità è che non sappiamo dove tagliare, perché non conosciamo i costi di tutti i centri di produzione, di attività, di burocrazia, di strutture dello Stato. Faccio un piccolo esempio che ho fatto in questa trasmissione 2 anni fa e che se ci vediamo fra 10 anni temo faremo ancora. La questione è proprio in 5 secondi dei piccoli tribunali. Noi abbiamo i piccoli tribunali su cui sono tutti d'accordo. Io seguo la giustizia da quasi 20 anni. Da quasi 20 anni sento dire che bisogna abolire i piccoli tribunali, perché non si capisce perché abbiamo il tribunale di Milano, di Roma, che è un SUC, che da Milano conosce bene, che è il più grande d'Europa, e poi andiamo in provincia di Alessandria, abbiamo 4 tribunali, per esempio. Allora, questa questione che dovrebbe portare risorse, razionalizzare i costi dello Stato nella giustizia, non si riesce a fare assolutamente. Tante chiacchiere, non si è fatto nulla, ma dirò di più. Pochi giorni fa a Milano il presidente del tribunale Livia Pomodoro, per esempio, ha detto: benissimo, adesso io, e lo può fare perché lei è una questione interna, voglio sostanzialmente chiudere le sezioni staccate, non di piccoli tribunali, ma del tribunale di Milano, che sono Cassano d'Adda, Melegnano,
Due o tre sedi, RO. Bene, è scoppiata la rivoluzione. Io credo che non si farà nemmeno l'accorpamento delle sedi staccate del Tribunale di Milano. Ma allora dov'è che andiamo a incidere sui costi dello Stato? Se quando si tratta di chiudere una sezione staccata di un tribunale non si riesce a fare, se noi non sappiamo i costi di tutti i centri della pubblica amministrazione, questi sono i nodi fondamentali che nessuno affronta. E poi volevo dire a Pionati che non ci voleva un gran fantasista per abolire le province, perché le province sono nel programma del centrodestra, risparmieremo miliardi, avremmo da parte dell'opinione pubblica nei confronti del centrodestra un grande consenso, invece incredibilmente i costi della politica rimangono quelli. Il PD ha altrettanto, in modo surreale, ha perso l'occasione per colpire. E alla fine Tremonti dice che è la più grande riforma dello Stato, sì, ma sarà una riforma forse tra 5 anni, tra 7 anni, fra 10 anni, fra 20 anni, come le aliquote che adesso dovrebbero cambiare delle tasse. Anche questa c'era una legge delega precedente. Io sento dire anche questa questione delle aliquote da sempre. Adesso c'è la legge delega, poi fra 2 anni vediamo se ci troviamo. Fra 2 anni parleremo delle aliquote, parleremo dei piccoli tribunali, parleremo della spending review, parleremo di come ridurre i costi dello Stato. E poi le misure positive sono molto poche, mentre mi pare che si procede un po' a zig zag, per cui si colpiscono da una parte i ceti appunto più deboli, dall'altra però si colpisce altrettanto, per me, in modo incomprensibile, appunto si dice mettiamo la tassa sui SUV, poi dice no, però mettiamola solo per chi merita di essere colpito, perché sopra un certo reddito si merita di essere colpiti? Non si capisce perché mettiamo la patrimoniale sui risparmiatori, allora, che sono già tartassati in tutti i modi. Perché non andiamo a incidere sui costi dello Stato e sui costi della politica, che sono una vergogna nazionale, che anche questa ci diciamo da 20 anni? Anzi, sulle province dal 70, da quando furono fatte le regioni, dovevano scomparire le province, allora, che sono aumentate a 110. Blocco questo scatenato turno che ci ha dato però diversi spunti di discussione, e voglio tornare subito dalla Turco. Mi pare che ieri la Finocchiaro si sia un po' pentita dell'astensione del PD l'altro giorno alla Camera sulle province, o ho letto male? Insomma, perché non le vogliamo abolire queste province? No. Noi abbiamo depositato da tempo una proposta che riduce e riaccorpa le province all'interno di una riforma costituzionale, perché stiamo parlando di istituzioni. Le province fanno delle cose inutili, ma fanno anche delle cose utili. Cioè, io sono perché si guardi in modo obiettivo le cose. Scusi, onorevole, ma anche le comunità montane fanno cose utili. No, però anche di quelle parliamo dell'abolizione. Ci sono comunità montane a livello del mare. Chiunque fa cose utili. No, il problema è vedere se è un'economia dello Stato. Allora, premesso che siamo d'accordo. Siamo d'accordo su una riforma che vada al superamento delle province. No, siamo d'accordo, abbiamo presentato un progetto di legge, l'abbiamo depositato da tempo. Sì, però siamo d'accordo da 40 anni, questo è il problema. Sì, ma noi questo progetto di legge lo vogliamo incardinato, vogliamo che vada avanti, non vogliamo che sia affrontato subito, non è che diciamo tra 40 anni. Possiamo chiedere, visto che siamo sollecitati tante volte ad avere cultura di governo, a non fare propaganda, a entrare nel merito e dire queste province che sono sempre esistite, che quando si è fatta la riforma costituzionale sono state ribadite, svolgono alcune funzioni? Se sì, quali sono le funzioni che sono utili e quali sono quelle che sono inutili? E le funzioni che svolgono devono per forza rimanere in capo a un ente a sé stante come le province, o possono invece far capo ai comuni associati, alle aree metropolitane? E poi, le province sono uguali su tutto il territorio nazionale? Posso parlare della mia provincia di Cuneo? Una realtà fatta di tanti piccoli comuni sparsi. Io, quando ho fatto la riforma dell'assistenza 10 anni fa, e che era una riforma dell'assistenza rivoluzionaria che ha sostituito la legge Crispi del 1870, ho previsto che per garantire livelli essenziali di assistenza, cioè per fare sì che gli asili nido ci fossero non soltanto nelle aree metropolitane, ma anche nei piccoli comuni della provincia di Cuneo, che ci fosse un coordinamento in capo alle province, per dire che ci sono delle funzioni che sono importanti. Allora, vogliamo fare sì che queste funzioni, anziché essere esercitate dalle province, siano esercitate dai comuni associati delle aree metropolitane? Sì! Questa è la nostra riforma, quindi superiamole, ma non con una logica demagogica, semplicemente cancellando il titolo e la parola,
ma come abbiamo avviato presentando un progetto che vada davvero nella direzione di una riforma reale. Allora, questa è chiarissima la posizione. Voglio sentire sì, adesso Orlando con una precisazione. Io di unico esponente, visto anche... No, ma gli do la parola. Io sono d'accordo... Diventa esigente adesso. Sono d'accordo con la Turco. Io sono completamente d'accordo all'abolizione, ma tagliare una provincia senza dire le competenze a chi vanno... Allo stato attuale, se si abolissero le province... le competenze passerebbero alle regioni. Ora immaginate in Campania, la mia regione, che non riesce a risolvere problemi, non da solo ovviamente, importanti e fondamentali come quelli dei rifiuti a Napoli, caricare anche della manutenzione delle scuole nella provincia di Benevento. Secondo me cadrebbero i palazzi senza che nessuno... Siamo tutti quindi, d'accordo, e infatti non cambia mai. La logica mi rivolgo a Orlando. È meglio fare qualcosa di sensato e non tagliare un braccio senza sapere... No, okay. Quindi la vostra proposta, scusi Orlando, era velleitaria e propagandistica. Sì, siamo alle solite. Non voglio dire questo. Siamo alle solite. Siccome bisogna evitare il furore contro la politica, lasciamo tutto così com'è e lasciamo gli sprechi della politica. Siccome siamo evidentemente contro, vogliamo fare una cosa assolutamente razionale, non facciamo niente. Tema: Italia dei Valori è per un vero federalismo, perché il federalismo è esattamente l'esaltazione del principio di responsabilità dei governi locali. In nome di questo federalismo noi abbiamo votato, voglio ricordare, unica forza di opposizione, la legge di delega per attuare il federalismo. Abbiamo preso atto, e dobbiamo prendere atto e confermare, che purtroppo si è partiti dicendo che si faceva un federalismo responsabile che applicava le sanzioni anche nei confronti degli amministratori che commettevano sprechi, perché siamo tutti stanchi di avere gli sprechi locali e uno Stato bancomat che poi elargisce agli amici a pioggia i contributi che servono a compensare gli sprechi, non a dare i servizi ai cittadini. Bene, noi stiamo assistendo a un tradimento del federalismo. Punto primo, il federalismo non può essere quello di trasferire i ministeri in giro per il territorio, perché questo aumenta le spese e non scioglie il nodo. Federalismo è trasferire competenze, non poltrone. È il trasferimento dei ministeri nel territorio nazionale aumenta le spese. Quindi stiamo sommando a già le spese che c'erano per la pubblica amministrazione altre spese. Secondo passaggio, il federalismo è una cosa seria. Se vogliamo realizzarla seriamente occorre una ristrutturazione seria del sistema delle autonomie locali, perché noi non possiamo pensare di mantenere l'attuale assetto istituzionale e in più trasferire competenze dicendo al sindaco di un comune di 500 abitanti arrangiati, tanto sei autonomo e responsabile. Io non mi stancherò mai di ripetere, il mio primo lavoro scientifico in tedesco è stato sul federalismo fiscale in Germania. È la riforma delle autonomie locali del Baden-Württemberg, purtroppo è datato, insomma, sono molti anni fa, ma gli anni passano per tutti. Bene, io registravo in questo lavoro scientifico che ogni anno il ministro del Land del Baden-Württemberg si recava, il ministro degli interni, dice, un sistema federale per cui c'è un ministro degli interni per ogni Land, andava al Landtag, al Parlamento del Baden-Württemberg, a Stoccarda, e diceva: cari colleghi, sono contento perché grazie al federalismo fiscale, per aiutare il federalismo fiscale, quest'anno abbiamo abolito 800 comuni, ma l'anno prossimo faremo meglio, ne aboliremo 1.800. Che cosa voglio dire? O noi mettiamo mano a una radicale ristrutturazione del potere locale o non andiamo da nessuna parte. La nostra proposta di abolire le province era il tentativo, che è stato purtroppo fallito, ma noi insisteremo in tutti i modi, di evitare che alla prossima scadenza di elezioni provinciali si confermino l'attuale assetto provinciale e quindi noi ci libereremo dalle province tra... realisticamente 10 anni, ammesso che si approvasse adesso. Se si approverà fra un anno, ci libereremo fra 12 anni, cioè a babbo morto, a sistema sostanzialmente ormai collassato. Bene, io voglio dire, noi abbiamo proposto, faccio un esempio per tutti per capire qual è l'approccio. Il vero federalismo consiste nel eliminare quei livelli di governo che sono inutili, che dire che sono responsabili quando poi dopo sono un aggravio di spesa che finisce con mettere in crisi il sistema, non funziona. Faccio un esempio. Allora, noi abbiamo proposto di abolire le province e ancora di imporre, se non vogliamo sopprimere i comuni,
se non vogliamo sopprimere i campanili, se vogliamo lasciare la bandierina per ogni comune, imporre l'unione dei comuni. Giusto. Noi abbiamo detto in questa proposta di manovra finanziaria che se noi imponessimo ai comuni di unirsi, è mai possibile che 4, 5, 6 comuni polvere di 500 abitanti abbiano 5 segretari comunali, 5 responsabili del personale. Scusi Orlando, ma diceva, non mi perdoni, mi diceva Zurlo, non riescono a unire le sezioni a Milano del Tribunale, sì, riusciamo a unire ma i comuni? Allora, noi ci proviamo, la vostra proposta è: se noi imponiamo ai comuni non di morire come hanno fatto nel Baden-Württemberg, ma di unirsi nei servizi, noi abbiamo un risparmio di 3 miliardi di euro. E abbiamo calcolato che con questi 3 miliardi di euro possiamo cancellare i ticket finanziari e sanitari, sì, e possiamo ripristinare l'indicizzazione delle pensioni. Voi capite come significa fare un'operazione che in termini istituzionali è corretta, perché aiuti i comuni a svolgere la loro funzione, e dall'altra parte elimini il ticket ed elimini l'indicizzazione delle pensioni. Faccio un esempio di numeri. Allora, la imposizione dell'unione dei comuni, non muore nessuno, rimangono i comuni che ci sono, ma si razionalizza il modo di operare, comporta 3 miliardi di euro di risparmio. Voi sapete cosa comporta la cancellazione dei ticket sanitari? 70 milioni di euro. E sapete cosa comporta eliminare questa cancellazione dell'indicizzazione delle pensioni, quindi consentire che le pensioni restino indicizzate, sì, si adeguano al costo del lavoro, sì, il pensionato non ha altre risorse normalmente, campa di quello? Bene, 1 miliardo e 600 milioni di euro. Cioè noi sostanzialmente, imponendo ai comuni di fare bene il loro mestiere, cioè l'unione dei comuni, noi consentiamo di indicizzare tutte le pensioni e di eliminare il ticket sanitario. È documentatissimo, ma questa è giusta, ma non è in contraddizione, non è in contraddizione il fatto di tagliare c'ho poi le carte tutte a sostegno, lo vedo. No, ma il problema, quello che diceva Piunanti, è vero, le competenze, cioè è chiaro che una riforma non si fa con l'accetta. Però allora bisogna spiegare, ma soprattutto nel 2008 il PDL aveva inserito l'abolizione delle province all'interno del programma elettorale e Berlusconi aveva fatto dei comizi a Taormina, ma insomma, se ne potrebbero citare a decine, dove aveva detto aboliremo le province e risparmieremo 100 milioni l'anno, salvo poi dire l'anno scorso durante la famosa direzione nazionale in cui Fini si alzò in piedi col ditino alzato eccetera eccetera, disse abbiamo fatto un calcolo, risparmieremo solo 200 milioni l'anno e la Lega non ci sta, quindi la questione che la cosa vera è questa, capito, ma allora è una questione di ceto politico, il giornale dovrebbe il fare problema, un po' di intervista alla Lega, il problema di tutta questa vicenda il problema politico di tutta questa vicenda, oggi i giornali come Libero, Il Tempo minacciano di raccogliere le firme su questa vicenda, cioè diciamo cavalcano campagne contro le province. La cosa sorprendente è che un uomo di comunicazione come Berlusconi è un uomo che si era presentato dicendo io sono l'antipolitica, sono l'imprenditore, in questo posto si perde tempo, adesso cambiamo tutto, facciamo tutto, è diventato il massimo difensore del sistema, ma non del sistema, anche della suppellettile del sistema. È diventato l'uomo che non vuole cambiare niente. Cioè, quando io ho sentito l'altra mattina Berlusconi in conferenza stampa che dice sui costi della politica faremo una commissione di studio, ma la commissione di studio, ma queste erano le misure che venivano prese appunto nella prima Repubblica, si faceva la commissione di studio e Pionati, che diciamo è un cultore della prima Repubblica, diciamo la conosce bene, ecco, diciamo che la conosce, ricorderai, non si faceva allora che Berlusconi diventa quello che propone la commissione di studio sui tagli della politica, quello che adesso per paradosso difende lui, che era antiparlamentare, è diventato super parlamentarista perché difende la centralità del Parlamento, dove lui ritiene di avere la maggioranza, contro tutti gli altri poteri dello Stato con una bizzarra interpretazione della Costituzione, ma per dire che è un sistema che non regge, di cui il governo, e però poi se potremmo anche parlare del rischio che corre il PD, perché il voto dell'altro ieri è stato abbastanza imbarazzante,
ma non solo sulle province, ma anche su un'idea della politica che c'è dietro. Beh, insomma, però indubbiamente in questo momento è Berlusconi il volto di questo sistema. No, voglio chiedere a Pionati una cosa dal punto di vista politico. Allora, dicevamo, la manovra di Tremonti sicuramente scontenta parte dell'elettorato di centrodestra. Lei prima citava le amministrative, il referendum. Però un segnale forse bisognava darlo, cioè le province, perché non vi siete schierati per l'abolizione? No, al di là di quello che lei diceva, il buon senso, bisogna fare un provvedimento organico, eccetera. Allora, io vorrei chiarire che se si passava la proposta, iniziava l'iter di una modifica costituzionale. Sì, non è che veniva abolita domani mattina. Si è impegno di partire, si è impegno di cominciare a parlarne, a conferma che non si vogliono abolire. Il ragionamento di Orlando è un ragionamento che mi convince. Io noto solo questa contraddizione fra un equilibrio complessivo di riforma che è necessaria, perché tra il piccolo comune che esiste, non è che lo possiamo demolire o bombardare, e la regione, in alcune zone d'Italia c'è un abisso. Allora un ente intermedio che gestisca alcune... Sì, ma l'elettorato lo capisce. Allora bisogna dirlo in campagna elettorale, però non si può fare il programma dicendo vogliamo tutto e poi essere razionali. Molte promesse mancate portano alla disaffezione. È un discorso serio, però allora bisogna dirlo in campagna elettorale. Arrivo. Sentiamo, anche Italia dei Valori, che si è intestata questa battaglia, secondo me ha una parte giusta che può essere condivisa e una che invece è un po' troppo affrettata. Detto posso questo, interromperti? Io per questo ho accompagnato alla soppressione delle province, l'unione dei comuni, sì, così come i consorzi, proprio perché esistono delle funzioni di area più vasta che fa in maniera consortile, senza creare un nuovo ente. Associazione dei comuni e aree metropolitane. Quello che ricordava l'amico e collega è giusto. Anche il Partito Democratico ha fatto una scelta di non votare questa abolizione, quindi vuol dire non che il Partito Democratico secondo me ha una posizione ambigua, ma che c'è un'esigenza di prudenza e di serietà su questo tema che coinvolge molta prudenza, prudenza trentennale. Arrivo anche a te. Gli elementi che sono, ho invitato il giornale Rinnovo a fare delle interviste da Milano ai degli esponenti della Lega, perché chi ha frenato nella Berlusconi, secondo la mia opinione, ovviamente che è un'opinione che vale come le altre, è in questo momento, e lo è stato molto in passato, frenato su tutta la sua azione di riformatrice. È stato Fini, è stato Casini, oggi è la Lega. Il freno di Berlusconi oggi è la Lega, perché nella maggioranza chi non ha voluto l'abolizione delle province in maniera organica è la Lega. Scusi Giovanni, ma questa idea che Berlusconi è sempre frenato da qualcuno, che non lo lasciano governare, adesso è la Lega, cosa vuole? Vuole cacciare la Lega dalla maggioranza, come ha fatto con Fini, con Casini, con Follini? Non farmi dire cose, dico che la Lega... ci vogliono molti più esigenti poi. Diventa complicato considerare Berlusconi una vittima del sistema politico, francamente è un po' complicato. No, una vittima della maggioranza, perché basta fare la storia sulla riforma della giustizia e poi abbiamo visto il perché è stato frenato prima da Casini e poi da Fini. No, dalla Corte Costituzionale veramente. Vabbè, e dal buon senso. Sulla riforma, ma questo come dire è l'epilogo, ma io ti sto parlando degli anni passati in cui non c'era stato. E poi tra l'altro questa storia che noi siamo convinti che la caduta di consensi del centrodestra sia recuperabile, e ricordo agli amici che un anno fa nelle regionali del 2010 il centrodestra ha stravinto. L'anno dopo ha straperso. Adesso c'è tempo per recuperare, se si fanno le cose giuste, questo è il punto. Gli elementi se si fanno, appunto, io sono una persona obiettiva, non è che non c'è la Santanchè che forse avrebbe potuto assumere una posizione diversa dalla mia. Io sono obiettivo, e anche questo salto di qualità che noi cerchiamo di fare come gruppo avrà le sue ripercussioni. Ad oggi ci sono due elementi oggettivi che descrivo più da giornalista che da politico. Un rapporto, diciamo, più logorato tra la Lega e il PDL, ed è la Lega che ha imposto certe frenate come sulle province, lo ripeto e mi assumo la responsabilità, e di converso anche un altro elemento che è sottile ma è importante, un logoramento del rapporto tra la Lega e Tremonti. Fino a qualche mese fa noi dicevamo che Tremonti era il delfino sostenuto dalla Lega, adesso la Lega è tra le prime forze politiche a contestare Tremonti. Questo significa che c'è il rischio di cortocircuito nella maggioranza, perché sono cambiati sotto la spinta dell'insuccesso elettorale dei rapporti interni che si ritenevano stabili. Il rapporto Bossi-Berlusconi è secondo me fortissimo ancora oggi e sarà non scalfibile, ma quello Lega-PDL non lo è più. Il rapporto Tremonti-Lega è stata una cosa fino alle elezioni e una cosa dopo le elezioni.
Quello appunto, che sembra... La domanda è, ma una maggioranza così regge, riesce a governare? E questa è la domanda, una maggioranza così, la nostra... Adesso stai facendo il giornalista, no, ma scusa, ti do la mia risposta. Quando eri giornalista, no, quando eri giornalista sei stato intercettato e volevi fare Forza Italia dentro la Rai con la Bergamini, adesso glielo chiediamo la scuola dei giornalisti. Adesso che fai il politico ci fai l'analisi. No, ti faccio l'analisi e ti do la risposta. Ti do la risposta. La risposta è che se Berlusconi recupera un'iniziativa politica forte, di riforme profonde, il tempo è poco, ma può tentare, recupera. Se rimane a galleggiare e si fa condizionare dai no e dai sì di questo gruppo, quell'altro gruppo non esce dalla situazione di difficoltà. Questo, noi cerchiamo di recuperare, ma questo bastava è una cosa... intervenire sulle quote latte per risparmiare milioni e milioni di euro. Ripeti, è un altro capitolo vergognoso della manovra, sono le quote latte. E fai un'altra intervista alla Lega da Milano su questo, che ti devo dire? Cioè, ci abbiamo... Sì, ma la Lega scritto. Infuriata, urlo. Non è che stiamo parlando una maggioranza. La Lega non è un passaggio. Dico, la Lega si sarebbe infuriata sulle quote latte. Non è una maggioranza monocolore. Questa è una maggioranza che ha tre partiti. E ovviamente tutte le maggioranze, come andrebbe in sofferenza un centrosinistra in cui devi mettere insieme Italia dei Valori. Ma siccome prima Pionati parlava che ci vuole un fantasista... Le quote latte, le province, altro che fantasista, avevamo già risparmiato mezza manovra. Ma non l'ho fatta io la manovra. Forse io semplifico, ma insomma, cerchiamo di capirci. Amico mio, non sono al governo. Come noto, Pionati, nonostante tutti i suoi sforzi, non è al governo. No, io non l'ho fatto. L'unico sforzo che ho fatto è che mi è costato poco e di non entrarci ho fatto bene, credo, perché visto quello che è successo. Ho fiutato la trappola. Visto che siamo tornati a Pionati, però no, la domanda gliela devo fare perché da Milano l'aveva sollevata. Dunque, la Bergamini. Mimun, poi chi c'era, Comanducci e lei, questa struttura Delta per rendere la RAI come Forza Italia. Che visti cosa? I risultati, come ha scritto Filtri, è meglio che cambiamo mestiere se quello volevamo fare. Però parliamo infatti, io, sono serie, io sono il vaso di goccio nel mezzo ai vasi di ferro. Non è, per me è Don Abbondio della RAI. È un'intercettazione di una telefonata unica tra me e Bergamini, che poi va interpretata come telefonata del 2005, che io ho chiarito all'ordine dei giornalisti. Per quello che mi riguarda, questa è una cosa ridicola. Che vi eravate detti in questa telefonata? Guarda, nemmeno me lo ricordo, leggo sui giornali. Lo dico io. Lui chiamava, diceva: guarda, noi siamo pochi con Berlusconi, dobbiamo organizzarci, dobbiamo fare come la Forza Italia dentro la RAI. Dobbiamo fare una squadra, voleva fare già i responsabili dentro la RAI. Dentro la RAI. Diciamo, veramente voleva cominciare con l'essere esigente. Bravo, meno questa è la mia unica telefonata con la Bergamini. Rivendico quell'analisi e dico che se dobbiamo fare indagini, io la rivendichi. Come no? E certo, ho detto delle cose sacrosante che poi ti spiego anche perché. La struttura Delta non esiste. Era solo, è una battaglia della Repubblica che deve dimostrare che in Italia è tutta una P2 e P3, poi siamo andati dalla P4 e P5. Queste sono intercettazioni che sono fanno parte di un processo, di un'altra questione. Se facciamo una indagine sulla RAI seria, io dico che ci sono testate eterodirette dal Partito Comunista prima e dai DS poi e questo è un problema di valutazione. Tu che ne sai qualcosa sei entrato in RAI quando il tuo conterraneo De Mita era diventato segretario della VC e direttore generale. Ho vinto una causa contro Scalfari che scriveva queste cose, quindi sono uno non dei ho detto che sei stato piazzato da loro al punto di partenza. Credo di aver dimostrato, fammi finire, di essere dimostrato di essere uno dei più capaci, quindi il problema delle qualità, al di là di come siamo entrati nelle tutti, telefonate lo vediamo che sei uno dei più esatto, capaci. Che la struttura Delta non esiste, è una campagna che fortunatamente fa solo Repubblica di disinformazione per dimostrare l'indimostrabile, e sono del parere che sono atti concreti, io parlo con molti, ci sono giornalisti RAI, direttori di testata, conduttori, capi redattori che hanno presentato ufficialmente, essendo ancora giornalisti e non avendo lasciato la RAI, le manifestazioni pubbliche e propagandistiche del PD e di Prodi. Questo è il qui non c'entra niente, c'erano dei capi dell'azienda RAI che facevano gli interessi di un'altra azienda. Ma quali interessi? Questo è da dimostrare, ma che dici? Qui si parla di capi di un'azienda che lavora per la pubblicità. Se c'è chi ha fatto questo, io sono d'accordo con te. Io voglio fare l'ultima domanda a Pionati. Pionati, ha mai fatto nulla contro lei? Fa bene il nuovo direttore generale Lorenzo Lei ad aprire un'inchiesta interna, per capire? L'ho già fatta, io sono stato ascoltato nel 2006 perché poi questa è roba di 6 anni fa dall'Ordine,
e ci siamo lasciati con una stretta di mano per quello che mi riguarda. Se ci sono interventi di altri, che ovviamente anche per fare l'operazione Delta bisognava avere dei ruoli che io non avevo, quindi il potere mio di era proprio zero. Poi vorrei, se è possibile, intervenire su allora questo. Pubblicità e poi sentiamo Zurlo e Orlando. Quindi è una solita montatura. Allora, volevo sentire anche Zurlo sulla questione della struttura Delta, così chiudiamo il discorso. Sentiva, sì, no? Io credo che esistano, fino a prova contraria, lobby, amicizie, catene di interesse che si muovono più o meno sotterraneamente o più o meno alla luce del sole, non è rilevante, dentro la RAI come in tutte le strutture del paese. Alcune vengono, come si dice, monitorate dai magistrati, allora nascono le varie P2, P3, P4 e compagnia bella, che poi dal punto di vista penale spesso lasciano molto, molto fumo e poco arrosto. Altre invece di solito vanno avanti tranquillamente. Io ieri sul giornale mi sono divertito, naturalmente divertito tra virgolette, a immaginare la struttura alfa, cioè la struttura che sta dall'altra parte, quindi giornalisti molto influenti che si telefonano, che magari si mettono d'accordo, che poi vengono ripresi dagli amici sul giornale, che li intervista e poi vengono ospitati nei salotti dagli stessi. Io credo che fino a prova contraria di questo si parla di reti, di relazioni, di amicizie, di rapporti. Io le chiamerei lobby. Naturalmente poi se le lobby hanno un profilo penale o disciplinare vanno colpite. Mi pare che al momento però ci sia, su tutte queste cose che vengono fuori, poi anche in modo un po' curioso, qua parliamo appunto di telefonate del 2005, qui parliamo di riforme dello Stato, parliamo di telefonate del 2005 come parliamo dello scudetto dell'Inter del 2006, arriviamo sempre a scoppio ritardato. 5 anni dopo c'è la struttura Delta e valutiamo se c'è o no una struttura, che poi nei fatti non esisterebbe neanche più. Io penso, ripeto, penso che ci siano delle relazioni, dei rapporti a sinistra come a destra, come è normale che sia. Il problema è che in Italia purtroppo non si regolamenta nulla e ogni tanto si pesca dal mazzo qualcuno, lo si sente, si prendono 3 telefonate e si crea il giallo, il mistero, la lobby segreta e compagnia bella. Poi vediamo come vanno a finire queste storie, vediamo come vanno a finire. Orlando? No, ma io vorrei provare a ricordare che noi siamo un paese dove esiste un servizio pubblico radiotelevisivo che deve garantire il pluralismo dell'informazione, deve garantire il massimo di trasparenza, deve anche garantire l'economicità di gestione. Mi sembra che questo servizio pubblico non garantisce nulla di tutto questo, non garantisce il pluralismo dell'informazione, non garantisce la trasparenza, non garantisce una gestione economica che sia veduta e concorrenziale. Non parlerò questa mattina né di Santoro, né della Gabanelli, né di Fazio. Ma io mi permetto di ricordare che in nessun paese normale al mondo il sindacato dei giornalisti del servizio pubblico, in questo caso l'Usigrai ha consegnato al presidente Galimberti un elenco con centinaia di giornalisti che sono da anni posteggiati, pagati, dequalificati nelle mansioni e sono tenuti in una zona di parcheggio assolutamente a non fare nulla. Non c'è qui nessuno che non conosca almeno 10 o 15 di giornalisti che sono pagati dalla RAI e non fanno nulla, e al posto loro e al posto delle loro funzioni vi sono persone nominate a tempo determinato che maturano poi le funzioni per poter poi avere la posizione di ruolo. Abbiamo un servizio pubblico RAI che paga, perché è condannato, cifre rilevantissime per le controversie di questi posteggiati, i quali si rivolgono ai magistrati e ottengono ragione. Ora, tutto questo avviene per caso? Tutto questo è frutto soltanto di una somma di singoli episodi? Beh, se mi consentite, quando gli episodi si ripetono in maniera così diffusa, c'è motivo di pensare che c'è un'intelligenza dietro. Ma mentre i magistrati accerteranno quale intelligenza dietro c'è, noi chiediamo con forza che la direttore generale e il presidente Galimberti ci chiariscono, l'abbiamo chiesto formalmente come partito di tale valori, ci chiariscono perché centinaia di professionisti vengono posteggiati, perché si rischia di parlare soltanto di Santoro, di Gabanelli e di Fazio, per carità non ne parliamo assolutamente, ma accanto a questi loro sono la punta dell'iceberg. E quello che sta sotto, di quello che sta sotto, non ne parla nessuno. Questo è un attentato alla professionalità dei giornalisti e al pluralismo dell'informazione, che certamente è gravissimo. Se poi qualcuno l'ha organizzato, sapete la differenza che esiste?
c'era un tempo in cui c'erano 100 omicidi e qualcuno si ostinava a dire che erano 100 singoli omicidi. Poi qualcuno si alzò e disse che c'era un'organizzazione che si chiamava Mafia che li faceva i 100 omicidi. Scegliete voi se c'è un'organizzazione o no. I 100 omicidi ci sono tutti. Volevo chiedere una cosa all'onorevole Turco. Sì. E parto da uno spunto di oggi, un'intervista all'ex ministro Pisanu, che dice il premier e Bossi chiamino l'opposizione. Cosa dice? Se fossi in Berlusconi e Bossi lancerei all'opposizione una sfida a tutto campo. Facciamo insieme la manovra quadriennale da 50 miliardi, sì, completiamo le riforme, tracciamo insieme le linee fondamentali del futuro dell'Italia, dopodiché torneremo ad essere avversari su tutto il resto. C'è una domanda del giornalista che gli dice ma perché Casini, Fini e Bersani dovrebbero cavare le castagne dal fuoco a Berlusconi? Pisanu risponde: perché devono dimostrare di avere coscienza del rischio storico che il paese sta correndo e devono legittimarsi come serie alternativa di governo. Se vi chiamassero Bossi e Berlusconi, che fareste? Legittimarsi come serie alternativa non lo accettiamo, perché siamo legittimati e abbiamo governato, quindi non è questo il punto. E il punto è che Sarebbe bello che ci fosse una assunzione, come dire, la consapevolezza che siamo di fronte al tracollo e che c'è bisogno di un'azione di concordia da parte di tutte le forze politiche. Però questo presuppone un governo, cioè che non ci sia Berlusconi, cioè questo presuppone, è innaturale, Berlusconi non sarebbe assolutamente incapace di fare una cosa di questo tipo. E poi non è vero che siamo di fronte ad una maggioranza in grado di fare delle riforme, siamo di fronte ad una maggioranza che tira a campare in preda all'accanimento terapeutico, che non mi pare abbia nessuna intenzione di occuparsi davvero dei problemi del paese, quindi quello che dice Pisanu, noi questa disponibilità a costruire una maggioranza democratica, mi pare che l'abbiamo dimostrato, l'abbiamo avanzato. Cioè, siamo stati noi addirittura ad avanzare la necessità di costruire una grande alleanza democratica che faccia le riforme. Però senza Berlusconi, Pisanu dice con Berlusconi. Beh, senza Berlusconi, ma guardi, questo appunto Pisanu non può fare. Allora, Pisanu non può. Pisanu, che rispetto profondamente, non può ergersi a uomo di Stato e chiedere questa grande prova di responsabilità da parte dell'opposizione dicendo anche con Berlusconi, quando Berlusconi è il principale responsabile dei disastri di questo paese e tiene a cottura un governo in queste condizioni e che ci ha sottoposto alle forme più inaudite di degrado della politica. Ma che scherziamo? Voglio dire, grande stima per Pisanu, vorrei che Pisanu chiarisca e prendesse le distanze da Berlusconi piuttosto che fare proposte di frittate impresentabili. Totalmente d'accordo. Ma non c'è dubbio che per come stanno le cose la proposta di Pisanu è proprio campata in aria, non ha nessun senso, non ha nessun significato, perché le cose sono arrivate a un punto in cui non c'è una possibilità, secondo me, seria di dialogo in questa fase. Qui la scommessa è di due tipi, secondo me. La prima è se la maggioranza è in grado e Berlusconi sono in grado di rilanciare la propria iniziativa. Ma Pionati, ma è credibile? Cioè, visto che sei una persona seria, ma è credibile questo? No, sono in grado. Prima di essere in grado, la domanda è: vogliono affrontare i problemi del paese? O hanno altri interessi? Bisogna andare a votare il prima possibile. Io l'avevo suggerito dopo le regionali. Bisogna andare a votare il prima possibile. Non si può tenere una situazione così comatosa quando Berlusconi non era in queste condizioni. Però consentitevi di avere questa chance di dare, che si dà a tutti, anche al malato terminale, la speranza. Quindi io credo che la maggioranza, vi ripeto, ma basandomi sui fatti, abbia questa possibilità, perché in un anno è avvenuto il calo e in un anno, se si lavora bene, può avvenire la ripresa. Quindi lasciatemi questa... Ma cominciate adesso con la manovra, ritirate questa manovra. Cioè, non è che potete aspettare... Ma io la posso ritirare, ma non l'ho fatta, quindi si potrà correggere, no? Come si dice, a saldi invariati. No, perché questo
tanta speranza, che figuriamoci il diritto alla speranza, ma diventa un po' patetico. Vabbè, cioè, lasciatemi sperare quando c'hai una manovra che è il massimo era per fare una battuta. Peraltro, se le cose vanno così male, però basta, non è che politica questa. Anche perché è singolare che il governo si ostina a sperare. Non siete degli italiani per non conto. Non è politica. Sperare è nella maggioranza, ma non è al governo. Mi appello alla clemenza. Mi appello alla però sono determinanti per tenere insieme questo governo, quindi non puoi fare così. Sentiamo da Milano, via. Fatemi finire, che sono da solo contro tutti. Completiamo e poi andiamo da Milano. Anche il fatto che la Santanchè, che è sempre lì quella fondaria, non ci sia, vorrà dire qualcosa. Ma sì, i problemi è sintomo suoi. Di questa. Ma magari, come dire, ha avuto un contrattempo. Non sono un Santanchèiano io, proprio tranquillamente. Quelli di Cuneo sono mattinieri. I cunesi sono stesso territorio. Quelli di Cuneo sono mattinieri. Portaci i cunesi, che sono la cosa migliore che fare. Allora, se tu... La prima cosa è questa. Io credo che il governo e la maggioranza abbiano una possibilità, che non è una possibilità né facile né a portata di mano, ma ce l'hanno. Tra l'altro, se l'opposizione ha guadagnato questi consensi con questo comportamento, basta che sta tranquilla al suo posto. La maggioranza continua ad andare male, vincono le politiche fra un anno. No, però c'è il paese che va di mezzo. Va bene, ma ragazzi, ma c'è sempre qualcosa. Ma sì, ce la facciamo finire. Scusa. Il paese è sopravvissuto a Visco, sopravviverà anche a Tremonti. Fammi finire. La seconda questione, che invece è sul tappeto reale, dal mio punto di vista, ripeto, noi faremo di tutto, dai responsabili ai esigenti, per far recuperare la maggioranza. Non ce la fa, andiamo al voto, si perde e governeranno loro e stiamo tranquilli, non c'è problema. Il paese sopravvive perché comunque Tremonti i conti al posto li tiene e non vedo queste tragedie. Ripeto, io sono ottimista. Il secondo punto fondamentale di questa fase politica, che invece dovrebbe preoccupare anche loro, che si sta manifestando da un po' di tempo, è quello che sottolineavi in un'intervista ieri Prodi. Cioè, noi stiamo rischiando, sotto la spinta, diciamo, di gettare il bambino con l'acqua sporca, noi stiamo rischiando di cancellare il bipolarismo in Italia, che è l'unica garanzia di governabilità e quindi di soluzione dei problemi. Non è un tema teorico, cioè gli italiani che non mangiano, che gli frega del bipolarismo. Il bipolarismo è la condizione minima di governabilità. Se torniamo alla situazione in cui si va in Parlamento e poi si fanno le alleanze, si torna al succo della Prima Repubblica, sì, e l'Italia è finita. Allora questo è un punto sul quale credo che anche il PD debbano riflettere. Da Turco su se questo, Prodi perché... lo ha detto, se Prodi lo ha detto, vuol dire che la sensibilità ormai è arrivata. Ci sono questi referendum e la cosa di Pisano va in questa direzione. Io credo che quel tipo di, diciamo, di operazione, che non è possibile, sarebbe un'operazione non seria anche per il bipolarismo italiano, perché bisogna assumersi nel bene e nel male le responsabilità, chi governa e chi sta all'opposizione, delle scelte che fa. Che Berlusconi, ovviamente il PD ha già detto che con Berlusconi, questo si sapeva, non è una novità. Ma per questo Pisano non lo dice. Non è una novità. Appunto, perché sa che non accadrà. Non è una novità. Ma anche questa però è politichetta. Ma lo dica a Pisano, mica a me. Vabbè, bisogna che la maggioranza e l'opposizione, in un paese che vuole mantenere il bipolarismo, cosa che io credo sia sacrosanto battersi per fare, bisogna che si assumano responsabilità. O il governo su quello recupera o su quello muore, o l'opposizione su quello va al governo oppure resta opposizione, se no è finito il gioco. E da Milano io volevo che lei però ci spiegasse anche che sta succedendo nel PD a proposito di questi due referendum, insomma. E appunto, questo è appunto. Adesso poi lo chiederò ovviamente alla diretta interessata. No, però... L'intervento di Pionati era quello che avrei voluto dire io. Cioè, un attimo, no, però tirandone le conclusioni, perché oggi Pionati, poi poveretto, è rimasto da solo, quindi ha tutta la sua solidarietà. C'è una struttura gamma per difenderlo. Per ma responsabile. Però è chiaro che quello che dice Pionati, cioè io spero ancora che la maggioranza va avanti, è una speranza abbastanza, perché qui la verità è che Berlusconi, invece di consolarsi con i responsabili raccattati qua e là, avrebbe dovuto, non Pionati che era già nella maggioranza, a questo bisogna dargliene atto, ma avrebbe dovuto aprire una crisi di governo e avrebbe dovuto cercare di chiudere i conti nella sua maggioranza, tutte le partite aperte, cercando anche di fare una proposta all'UDC, cercando di recuperare Fini. Non lo so, questo, se, visto che parlavamo di fantasisti, la fantasia della politica è: c'hai una difficoltà, cerchi di risolverla, non cerchi semplicemente di andare avanti. In questa situazione la crisi di governo, che
di fatto dura da un anno e mezzo e provoca poi quei risultati elettorali, andrà avanti e forse avrà anche una valvola di sfogo reale, cioè una crisi di governo formale, perché prima o poi in questa situazione, tra la Lega che non vota le missioni all'estero, Tremonti che litiga con Letta, Formigoni che non vuole la manovra, prima o poi un incidente anche parlamentare succederà. Il Parlamento è da mesi che vota solo sulle mozioni per evitare che succeda un incidente parlamentare, non si vota su nulla, quindi il governo non c'è, a catena il Parlamento non c'è, l'unica istituzione di questo paese che funziona è la Presidenza della Repubblica, il Presidente della Repubblica, che però deve anche lui svolgere una funzione di supplenza che credo per la sua sensibilità istituzionale sia il primo a ritenere anomala. Quando ieri Napolitano ha detto nella nota del Quirinale con cui firmava la manovra, finalmente abbiamo ricondotto la manovra nei termini delle materie cui si doveva, cioè traduzione, abbiamo tolto la norma salva Mondadori che non c'entrava nulla, è la rivendicazione di un ruolo. Ma il governo è sotto tutela da parte del capo dello Stato. Ma non è che il governo non c'è. Il capo dello Stato è l'unica istituzione che fa la sua parte, solo che in assenza di governo e Parlamento ha una funzione di supplenza che segnala l'anomalia e l'inesistenza delle altre istituzioni. Cioè, la cosa grave non è il capo dello Stato che lavora, sono le altre istituzioni che non ci sono. Rispetto alla domanda sul bipolarismo e sul PD, questo è la sfida invece dell'opposizione di quest'ultimo scorcio di legislatura, perché nel PD sono convissute più o meno, al di là di tutte le varie correnti, correntine, eccetera, però c'è un tema serio e centrale dell'identità politica di questo partito. Cioè, questo partito sia Partito Democratico, che fa le primarie, quindi allude a un modello di democrazia presidenziale, la democrazia all'americana, fa le primarie, elegge un segretario che è anche il candidato premier, c'è scritto nello statuto, è messo nero su bianco, quindi ha una struttura, diciamo, presidenziale. Bene. Al suo interno però ha anche un'altra cultura, una cultura che dice no, i governi non li eleggono direttamente i cittadini, li fa la politica, li fanno i partiti in Parlamento con un accordo alla luce del sole dopo il voto. Bene, questo punto non è una questione tecnica, non è una questione, perché adesso possiamo parlare del Mattarellum, il modello... Spengono tutti cambiano tutti il canale. Se invece la diciamo così, cioè ci sono due linee. Uno vuole una situazione in cui tendenzialmente il capo del governo, la squadra dei ministri e la maggioranza vengono stabiliti prima delle elezioni e vengono votati dai cittadini. Uno vince e l'altro perde. Questo è Veltroni, chi è questo? Vuole Veltroni, questo? Parisi, sì. Prodi... L'Italia dei valori, se posso permettermi. Sì, ma anche Vendola, punto anche Vendola. E c'è un'altra linea altrettanto legittima che dice no, deve tornare la politica... Dobbiamo fare un sistema elettorale per cui il vincolo di maggioranza che tiene tutti incollati, quindi una camicia di forza e costringe le coalizioni a formarsi prima, si formano dopo e si formano in Parlamento. Naturalmente questa seconda linea, che è quella che senz'altro D'Alema ha sponsorizzato più apertamente, più lucidamente, e che è propedeutica nell'idea di D'Alema, un accordo con Casini, con il Terzo Polo, un accordo che forse sarebbe difficile fare prima del voto, ma sarebbe possibile fare dopo il voto. Bene, questa è la seconda linea. Dietro lo scontro sul referendum ci sono queste due posizioni, che sono posizioni identitarie, non sono tecniche. Certo. È una visione diversa della politica e della democrazia. E Bersani che fa? Ecco, questa è la cosa interessante. Bersani che fa? Bersani ha proposto una legge elettorale che cerca di tenere insieme tutto, che appunto che è stata insomma surrettiziamente chiamata modello ungherese, però in quella legge elettorale non c'è il candidato premier e non c'è il vincolo di coalizione, questo è importante. Non c'è la coalizione che si forma di fronte ai cittadini. E questo è un punto identitario, perché invece il Partito Democratico è nato dai referendum segni degli anni 90, è nato dalle primarie, è nato dall'Ulivo di Prodi, cioè ha avuto sempre una spinta
bipolarista e di lasciare ai cittadini la possibilità di decidere i governi. Allora, abbiamo 8 minuti, poi sia l'onorevole Turco che l'onorevole Orlando devono andare via per impegni parlamentari. Lasciamo a loro biologico. La parola per il testamento biologico. Allora, Turco e poi Orlando. Dunque, no, da Milano ha fatto una ricostruzione molto lucida. Che dire, mi però non faziosa. No, molto perfetto, lucida e obiettiva. Farei una, cioè, in questa rappresentazione farei questa aggiunta che tanto nella storia del PD e quindi nel codice genetico del PD c'è quello che diceva da Milano, le primarie, però c'è anche l'idea di una politica partecipata e organizzata, perché la portiamo in dote. Partito. Ecco, la portiamo in dote, e questo non è un dettaglio. E l'altro, che per esempio è un aspetto che mi sono trovata spesso su cui mi sono trovata spesso a riflettere, è che non bisogna tornare indietro rispetto al bipolarismo, assolutamente. Il problema è che bisogna anche evitare un bipolarismo forzato, perché noi abbiamo un paese in cui c'è una articolazione in natura delle culture politiche, in natura. Allora, questo è l'elemento di riflessione che mi permetto di aggiungere. C'è una forza delle tradizioni culturali del nostro paese che non sono riconducibili in schemi forzati. Questo, e come si risponde a questo? È la domanda. Però questo era un problema del bipartitismo, non del bipolarismo. Ecco, bisogna fare in modo che sia un bipolarismo e non un bipartitismo. Esatto, è questo. Nessuno parla di bipartitismo. È già superato. Insomma, in uno schema, come dire... Berlusconi-Veltroni del 2008 c'era il bipartitismo. No, superato. Io sono, personalmente penso che non bisogna tornare indietro rispetto al bipolarismo, che il sistema elettorale, io se dovessi scegliere il sistema elettorale sceglierei sicuramente un sistema elettorale basato sui collegi e non sul voto di preferenza, perché i collegi sono quelli che vincolano il rapporto elettore ed eletti e siccome noi abbiamo un grande bisogno di pulizia, di una politica pulita, non c'è altro modo che non obbligare gli eletti a rispondere ai propri elettori. E quando tu devi rispondere a un collegio, questo lo dico per esperienza fatta, quando tu devi rispondere a un territorio, perché è quello che ti ha eletto, e come corri in quel territorio, e come ti fai carico dei problemi di quel territorio, e come tieni conto del giudizio degli elettori di quel territorio, e come quegli elettori ti chiedono di andare a rendere conto. Quindi io veramente sono straconvinta che una riforma elettorale debba ritornare a riproporre i collegi, per questo mi batterò. Da questo punto di vista il referendum Passigli non è che mi entusiasmi molto, perché penso che bisogna fare di tutto per cambiare questa legge elettorale, però, però... Non peggiorando le cose. Mi permetti di chiedere chi ritira questi referendum, Passigli, Veltroni, che succede lì adesso? No, io sono d'accordo con quanto ha detto Bersani, i referendum li fa la società civile, noi dobbiamo fare il possibile perché in Parlamento questo tema della legge elettorale si affronti sul serio. Sentiamo Orlando allora. Io vorrei ricordare che non siamo né in Germania, né in Francia, né in Spagna e non siamo nel secolo passato. Siamo in Italia nella primavera 2011. Nella primavera 2011 gli italiani hanno detto con grande chiarezza che hanno bisogno di chiarezza e di partecipazione. L'hanno detto con le primarie. Voglio ricordare che le primarie sono state la carta vincente a Torino, a Milano, a Bologna, a Napoli, a Cagliari. A Napoli si è fatto sono fatte le primarie a primo turno, siccome non c'era un'intesa sul candidato del centro-sinistra, abbiamo detto viviamo il primo turno come primarie e poi i cittadini hanno scelto De Magistris, che poi è stato eletto sindaco in una condizione difficilissima nella quale nessuno scommetteva un centesimo di euro qualcuno ci scommetteva, sono andato a fare i comizi in piazza con Luigi a primo turno era un po' più complicato. Ma tornando al tema, le primarie, secondo passaggio, il referendum, sì, no,
gli italiani vogliono essere rispettati, vogliono sapere con chiarezza chi fa che cosa. Allora, da questo punto di vista, noi siamo, come Italia dei Valori, per un sistema bipolare e siamo per consentire al cittadino la scelta dell'eletto, quindi eliminare le liste bloccate di questa legge vergogna, che è appunto il cosiddetto Porcellum, tanto per semplificare. Da questo punto di vista, noi crediamo con convinzione che il referendum cosiddetto Passigli abbia in sé un elemento positivo, perché qualunque referendum comunque costringe il Parlamento a chiedersi cosa fare, abbia nel contenuto un contenuto inaccettabile, perché di fatto eliminando il premio di maggioranza elimina il bipolarismo, perché a questo punto è chiaro che non c'è più bipolarismo, e lascia le liste bloccate. Voglio dire, sostanzialmente, il peggio di peggio, la non governabilità è tutto nelle mani degli apparati di partito, secondo una logica proporzionale. Gli italiani vogliono essere rispettati per come hanno scelto. Io sostengo, ed ho un'interpretazione, che il 14 dicembre del 2010, quando Berlusconi ha ottenuto, raccattando dei voti, dico raccattando, così mi sembra che sia sufficientemente eloquente, raccattando dei voti tra esponenti che erano stati eletti per fare opposizione, ha scritto una pagina nera per la democrazia, ma ha segnato la sua fine politica, perché non ha capito che gli elettori non sopportano che qualcuno governi quando la maggioranza che aveva non c'è più. Cioè, lui non ha saputo, come dire, cogliere quello che poi è apparso chiaro. Anche il centro-sinistra, infatti, certamente, ha pagato questo errore. Quando poi è apparso chiaro, nella primavera 2011, oramai gli italiani sono bipolaristi e vogliono sapere prima, non dopo, prima, chi governerà, per fare che cosa, con quale leadership. Allora, un conto è saperlo prima, un conto è saperlo dopo. Io faccio una domanda. Se noi siamo convinti che le primarie sono importanti, e se noi siamo convinti che il referendum è importante, e non sono più, come erano in passato figli di un dio minore, le primarie servono per giocare, tanto poi decidono i partiti, si è visto come hanno deciso i partiti alle primarie, oppure il referendum, tanto non si raccolgono le firme o la gente non va a votare. Bene. C'è un partito che l'ha preso molto sul serio, se noi, le primarie. Se noi prendiamo sul serio queste cose, non possiamo certamente che essere per un sistema che sia un sistema bipolare in cui il cittadino sceglie il candidato. Detto questo, il referendum li fa la società civile. Però quando il Parlamento non si muove, anche i partiti hanno il dovere di impegnarsi. Noi, come Italia dei Valori, se il Parlamento non si muove, siamo pronti a fare anche il referendum, ovviamente. Chiarissimo. Un referendum quello che si ispiri al bipolarismo e alla scelta. Ma allora, deve recuperare il Mattarellum? Se il Mattarellum è il male minore... No, andiamo a Mattarellum, vi prego. Qui non ne usciamo. Allora, i colleghi scegli tra candidati con Saluto e ringrazio però l'onorevole Turco e l'onorevole Abbiamo in aula la pessima legge sul testamento biologico. E quindi andiamo a contrastare questa pessima legge sul testamento biologico. Questo centrodestra che è diviso, smandrappato, guarda caso su questo invece si trova unito. Dopo due anni che è arrivato nel luglio 2009, ce la troviamo adesso, c'è un uso strumentale di un tema etico che più strumentale non si può. È un uso strumentale fatto da chi ritiene che in questo modo recupera una dimensione di accettabilità da parte del mondo cattolico. Io credo che si possa essere rigorosamente cattolici e laici. Non siamo in aula. Cattolici e laici. Grazie pubblicità, grazie all'onorevole Orlando e all'onorevole Turco. Ci vediamo dopo. Ciao lì. Allora, a concludere, diciamo, la parte più squisitamente politica del discorso bipolarismo sì-no, sentiamo l'onorevole Pionati, come dicevamo prima della pausa pubblicitaria, invece Turco e Orlando sono tornati alla Camera per appunto il biotestamento. Io torno fra poco anch'io. E sono d'accordo su quello che hanno detto entrambi, cioè il bipolarismo è la vera partita, io credo che debba essere tutelato, perché ormai l'italiano è abituato al bipolarismo. Bipolarismo significa fare le alleanze prima e non dopo, e significa far capire agli italiani che la mattina dopo le elezioni c'è
chi governa e chi fa opposizione, senza pasticci, senza trattative, anche diciamo senza ricattucci della seconda ora. La preoccupazione della Turco è superata, perché lei parlava giustamente di una impossibilità, cosa che io ho sempre denunciato, tra l'altro abbiamo fatto un piccolo partitino proprio per questo, non ci siamo inseriti nel PDL, è superata dal fatto che ormai il bipartitismo è morto, è finito, non c'è più la competizione tra PD e PDL, anzi c'è una... ormai sono venute alla luce le varie culture politiche di cui parlava la Turco. Il problema è proprio questo. Oggi, secondo me, vince le elezioni politiche il partito perno che sa fare meglio di altri una politica di alleanze. Questa è la storia. Alleanze. Alleanze. Come si faceva nella Prima Repubblica. Con il sistema elettorale... Però di fronte agli elettori. Di fronte agli elettori. Esatto. Sì. Con il miglioramento che si fa di fronte agli elettori e che c'è un vincolo di maggioranza che ti lega per la legislatura, o ti dovrebbe legare per la legislatura. Fare un passo indietro sarebbe, secondo me, molto grave, in questo ha ragione Prodi, perché noi torniamo, cioè il Paese ha bisogno di scelte forti. Le scelte forti le può fare un governo forte. Un governo forte, la legittimazione dal Premier al governo, la trae dall'elettorato. Se la lasciamo in ambito parlamentare, anche il distacco tra politica e opinione pubblica è destinato a crescere, perché è facile dire inciuci, accordi, perché cosa... Però è quello che è accaduto un po' in questa legislatura, una legittimazione... dalle urne, e poi c'è stato quello che c'è stato, Flick che se n'è andato e compagnia bella. Questo sì, è quello però che il è problema accaduto. Del Flick che se n'è andato è un problema di chi se ne va, cioè quando tu, beh, anche di chi resta, però è un problema quando si dice i voti di chi è arrivato non sono io, ha riconosciuto correttamente l'amico poco fa, è arrivato e ha consentito al governo di andare, ma questa è stata una reazione a un partito che è arrivato in Parlamento per governare e se n'è andato dalla maggioranza. Quindi le anomalie sono sempre due e vanno viste nel loro insieme. Io mi pongo un problema che mi sono posto come coscienza, cioè se a dicembre, il 14 dicembre, era una cosa opportuna e saggia mettere il Paese in una crisi di governo. Io ho pensato che non fosse una cosa giusta, che ci avrebbe esposto veramente a una... Sarebbe stata la fine sicura di Berlusconi. Ma non è solo un problema di Berlusconi, si pensa che sarebbe stata un po' la fine anche del Paese, perché la speculazione stava girando in Europa per cercare dove colpire e avrebbe trovato l'Italia dopo però, la Grecia però, come elemento... Però poco fa hai detto il contrario, hai detto che invece una crisi di governo o una... Prima andava alle fatta. Regionali, lui diceva dopo le regionali. Dopo le regionali, quando si dare una valvola di sfogo, chiudere una serie di conti sarebbe stato utile anche alla maggioranza. Io l'ho detto dopo le regionali, assolutamente d'accordo, e credo che la partita aperta sia ancora aperta, cioè non è detto che le cose vadano bene come non è detto che vadano male. Qui il problema è che deve venire fuori la qualità e la capacità di governo del Presidente Berlusconi e della maggioranza. Ma quella abbiamo già visto. E questo è il punto. Però? No, ci sono molti problemi nella maggioranza e qui i temi diciamo più forti mi paiono almeno due. Uno, la Lega mi pare che abbia una gran voglia di staccare, di chiudere. Naturalmente non sarà subito, può anche essere che la Lega sia incatenata in qualche modo a Berlusconi, perché i loro destini sembrano tanto diversi, in realtà sono simili, quindi può essere che vadano avanti fino alla fine, però dipende con che spirito vanno avanti. E poi c'è questo grande tema che non è suggestione, secondo me è sempre più concreto, che ormai mi pare che Tremonti fronteggi sempre di più Berlusconi. Io non mi chiedo se non stia pensando di fondare un suo partito, di andare da un'altra parte. Pare che ormai il gelo fra i due sia una costante, insomma, mi pare che la distanza sia sempre più forte. Questo è un problema molto grosso, perché evidentemente poi Berlusconi ha delle idee, Tremonti ha delle altre idee, e questo però frena molto il governo. Sì, non è che un partito... Posso dire una cosa che ho visto a questo proposito, di quello che diceva Stefano? L'altra sera sono stato a uno strano convegno sulle fondazioni bancarie organizzato per presentare un libro di Paolo Messa da e Formiche, Fabio Cossico, sì. Da Formiche. Ecco, però era curioso che sul palco ci fossero Tremonti e Prodi, personaggi diversi, considerati ostili, che vengono anche da filoni, uno socialista, uno democristiano, che parlavano la stessa lingua e hanno anche avuto un lungo colloquio alla fine della presentazione. Voglio dire che, considerando che Prodi sta ritornando in campo sempre di più, anche come un possibile candidato al Quirinale, dove sappiamo che servono larghe intese, non basta essere eletti con un voto di maggioranza. Vabbè, Napolitano è stato eletto anche con un voto di maggioranza, ma se ci sono le larghe intese è meglio.
E Tremonti si sta caratterizzando sempre di più come un personaggio certo non di questa maggioranza, è sempre più come un tecnico. Quindi che non mette la faccia sulle scelte politiche. È sempre politiche. Più fuori dal perimetro della maggioranza. Mi verrebbe da dire che centrosinistra ha trovato il suo leader naturale. No, voglio dire che tutti si preparano a una legislatura che, se non si fa una riforma elettorale, sarà un gran casino, dove sarà molto difficile che ci sia una maggioranza uguale alla Camera e al Senato, e quindi tutti si preparano a giocare una loro partita in uno scenario più ampio, dove non ci sono più i due schieramenti, ma ci sono, c'è da costruire qualcosa di magma, più, un magma da costruire qualcosa di più ampio. E quindi chi in questo momento si incolla al berlusconismo morente non giocherà un ruolo nella prossima legislatura, e questo Tremonti lo sa. E allora la mia domanda è: Alfano? È la stessa scommessa del governo. Alfano è una scommessa che mi auguro possa vincere, ed è la dimostrazione della gravità della situazione, perché ricordiamo che Alfano è stato, diciamo, insediato dalla sera alla mattina con un atto straordinario, anche per dargli poteri che nello statuto non aveva, perché la figura del segretario nel PDL non esisteva. Quindi è la scommessa parallela. È chiaro che l'opposizione dice tanto la partita è già chiusa, io dico e spero di no. Però sono esattamente due filoni paralleli. Il governo deve inventare qualcosa per ridare slancio a se stesso e a Berlusconi, e Alfano deve riorganizzare un partito che non è mai stato un partito. Posso dire su Alfano? Fino ad oggi non è stato un partito. Voglio sentire Zullo e chiudiamo. Su Alfano, a me è sembrato un bel discorso quello che ha fatto venerdì, però poi non ha più parlato. Non ha parlato sulla norma Salvafini. Oggi dovrebbe intervenire da segretario del partito contro la Lega sulle missioni all'estero. Cioè, il segretario del partito è colui che prende posizione di parte. Lo dice la parola stessa. Se hai paletti per cui non può parlare di Tremonti perché sennò cade il governo, non può parlare della Lega perché sennò cade il governo, parlerà dei coordinatori regionali del PDL, che sinceramente è l'ultimo dei problemi del paese, ma non farà il segretario del partito. Zullo, in una battuta, allora Alfano? La missione di Alfano è più interna. Alfano ha ragione Pionati, è un compito molto difficile, ma allora, io credo che Alfano andrà avanti, alle capacità, come si è visto dal discorso che ha messo d'accordo tutti, alle capacità per iniziare a costruire un partito nuovo, che è un partito che va diciamo, per adesso con Berlusconi, ma che inizia ad andare anche oltre Berlusconi. Questo credo che accadrà. Ci vorranno degli anni, ci saranno degli scontri. Io credo che abbia più chance, paradossalmente, Alfano di fare un partito nuovo che non Berlusconi di mandare avanti questa maggioranza. Allora, con questo noi chiudiamo. Ringraziamo ovviamente i nostri ospiti, i sopravvissuti, diciamo, di questa mattinata. Adesso c'è Coffee Break come ogni mattina. Parleremo peraltro in Coffee Break proprio delle missioni dei militari italiani all'estero, insomma di tutta la polemica a partire dalle posizioni della Lega. Noi ci rivediamo domani, ovviamente ancora con l'Omnibus. Grazie. Grazie. Il problema è tutto.